Ok, allora io volevo fare prima di iniziare a dirvi esattamente cos'è e che senso ha ancora adesso mantenere la comunità, soprattutto su Telegram di G-Cos Italia, è partire dalla mia storia, da dove vengo e perché ho incominciato a utilizzare Linux e che giro ho fatto per arrivare ad avere bisogno di questa comunità. Praticamente dal 2000 io ho cominciato a usare sempre Linux. Allora, nel 2000 non sapevo quasi niente, quindi facevo fatica a installare qualunque distribuzione perché non sapevo neanche i termini tecnici e soprattutto non avendo internet, o ti compri una rivista e te la leggi tutta o è difficile riuscire a installare Linux. Nel 2006 è arrivata una distribuzione Ubuntu che aveva già degli automatismi per l'installazione. E quindi finalmente riesco a fare un'installazione in pochissimo tempo, e beh, rispetto a quel computer lì, cos'è? In un'oretta si installava Linux e avevo la sensazione: ah, adesso ho Linux, quindi sono a posto e non vado ad andare a spostarmi su altre distribuzioni perché Ubuntu in poco mi ha fatto installare, quindi è stabile. Poi nel tempo ho cominciato a voler imparare un po' di musica, un po' di grafica, un po' di... i software non sono aggiornatissimi e quindi mi serve LibreOffice, all'epoca c'era ancora OpenOffice più aggiornato, mi serve avere l'ultima versione di Mozilla Firefox invece di avere quella più vecchia. Quindi andavo a mettere e sulle versioni di Ubuntu si mettono i link ai server Launchpad, che ti danno la possibilità di avere i software più aggiornati. La cosa che io notavo è che avendo 30 server Launchpad tutti dentro la lista dei repository, fra di loro andavano in conflitto con le librerie e quindi dopo un tot, tipo la media per me era 6 mesi, e cominciava a crashare un po' tutto il sistema e dovevo formattare e ricominciavo da zero. Quindi non avevo una modalità di poter avere un sistema stabile per dire da adesso imparo, perché nel giro di 6 mesi io riuscivo più o meno a rimettermi in piedi la configurazione che avevo prima, poi per qualche motivo a me sconosciuto crashava perché voglio provare una cosa più nuova, non riesco a tornare indietro perché quella ha un pacchetto più nuovo, non riesco a portare il pacchetto più indietro, mi crasha tutto il sistema, formatta e reinstalla. Quindi le alternative sono state negli ultimi anni quelle di provare a spostarmi su Ubuntu perché XFCE mi sembrava che si incasinasse di meno. Ok, mi mancava qualcosa. Allora ho provato a spostarmi su KDE Neon e anche là mi mancava qualcosa. KDE Neon era molto più, e lo è ancora, in sviluppo e si incastrava, si impiantava su tante cose. Allora, 5 anni fa più o meno stavo tornando su Xubuntu, quindi l'avevo già configurato come mi interessava. Mi contatta via internet Giordano Boschetti e mi fa: ma sai che io sto utilizzando OpenSUSE e mi piace tantissimo, voglio aprire un gruppo di supporto. E mi ha dato tante informazioni tecniche di questa distribuzione, così colà. E mi fa: ma tu ce l'hai installata? Io l'ho fatto fino in fondo, non l'avevo neanche ancora installata. Sì! E l'ho messa in virtual machine su Dropbox. Quindi avevo sotto Xubuntu realmente, sopra virtual machine Dropbox. E abbiamo fatto 3 mesi che io davo assistenza al gruppo di persone che entravano per fare installazione andando dentro Dropbox. Poi a un certo punto ho detto: il sistema mi sta crashando perché 2x3 non riesco a capire perché, non riesco ad andare sul desktop di Xubuntu, però se ci sono dentro la mia Dropbox con OpenSUSE mi sta funzionando. Allora cosa ho fatto? Ho detto: un giorno formatto e metto direttamente il sistema su il portatile. Praticamente da quel giorno lì io non ho più formattato il mio portatile perché sono 5 anni che mi rimane il portatile con le versioni, la stessa versione aggiornata. E questo a me ha fatto capire che, ok, è una distribuzione solida, è una distribuzione coerente, poi vedremo anche cosa si intende per coerenza della distribuzione. È una distribuzione. Buonasera, leva la videocamera. E
E la cosa interessante è che nel gruppo che abbiamo deciso di creare su Telegram, all'inizio si pensava solo: entrano questi utenti, gli diamo le informazioni base per fare l'installazione, quando avranno finito l'installazione, questi saranno utenti che viaggiano da soli, magari usciranno dal gruppo e se ne vanno per cavoli loro. Invece la cosa che ci ha lasciato un po' stupiti è che il gruppo di Telegram, uno entra dentro, chiede le informazioni minimali per fare l'installazione. Quando ha installato, non esce dal gruppo perché non ha avuto solo le informazioni dagli amministratori, ma un po' da tutti. Nel senso che ultimamente c'è due o tre ragazzi che hanno avuto esperienze su schede video combo, quelle che sono sui portatili, che ha un Intel e una Nvidia all'interno. E uno addirittura si è rotto le scatole e ha compilato parte di software, che poi è stato messo su un software ufficiale che si chiama SUSE Prime, e quindi riesce a fare lo switch della scheda video e da Intel a Nvidia senza dover fare l'avvio del computer. Quindi, essendo l'esperto di quelle schede, quando entra un utente che ha quelle necessità, ha piacere di rispondergli e di dargli tutto il supporto possibile. Quindi quello che abbiamo avuto di riscontro dagli utenti che entrano è che non è una comunità, come ho sentito dire da tanti: ah, io entro nel forum o nelle chat di Ubuntu dove ci sono più di 1000 persone, appena faccio una domanda che per loro è scontata, ti rispondono: ma vatti a leggere in internet queste pagine, ma scusami, perché ci chiedi queste cose che sono banali? E per noi invece non c'è niente di banale, perché c'è quello che viene da Windows, quindi non ha nessuna esperienza, ci chiede addirittura cosa è un terminale. C'è quello che viene da Ubuntu, quindi fa le similitudini tra quello che faceva di Ubuntu e cosa vorrebbe fare qui, quindi alcune cose si può dire sì, le fai in quest'altro modo, alcune altre no, non sta a farle perché qua non è previsto di farle così, c'è una soluzione completamente diversa e rivoluzionaria. E la comunità è proprio il fatto che un periodo che è stato tipo 3 mesi neanche, che non entravano tanti utenti dentro, io ho cominciato a dire a tutti: mi raccomando, non facciamo la cazzata spammare in giro che vogliamo fare entrare utenti, perché a me non interessa il numero. E ci siamo parlati e abbiamo detto tutti: a voi interessa avere un numero congruo di persone che entrano dentro? Sì, no, boh. Cioè, non è obbligatorio che abbiamo 5 miliardi di utenti dentro. Piuttosto, in questo periodo che non viene gente, cerchiamo di strutturarci noi per dire qual è uno standard che possiamo consigliare all'utente base che entra e vuole provare OpenSUSE. E allora, la cosa che adesso vi farò vedere sono 3 cose semplicissime, la base di questa distribuzione, che la distingue da tutte le altre e che la rende solida, nel senso che è impossibile pastrocchiare, mandarla in bomba, dover dire devo formattare, perché c'è sempre un sistema per tornare a ripristinare tutto, anche senza l'accesso a internet e anche senza l'accesso alla interfaccia grafica. Allora, la prima cosa da dire è che per chi è esperto di Linux, cioè una delle prime cose che il sistema, quando viene installato, chiede è qual è il file system da installare. OpenSUSE propone di default BTRFS, che è un file system nelle altre distribuzioni poco utilizzato e non messo di default. BTRFS di OpenSUSE più un'altra tecnologia collegata, che sono gli snapshot, funziona in questo modo. Oggi aggiorno, 2 secondi prima di aggiornare il sistema, il sistema operativo da solo, senza che me ne accorga, crea uno snapshot, cioè un salvataggio di tutto il sistema, e lo mette in lista nel grab all'avvio, in ordine di data. E quando ho finito l'aggiornamento e ho riavviato, se il riavvio viene decretato che è andato a buon fine, in automatico viene fatto un altro snapshot per chiudere l'aggiornamento che è andato a buon fine. Gli snapshot sono la differenza che c'è tra l'installazione prima e l'installazione dopo, diciamo, in maniera molto veloce. E la cosa interessante è che può capitare che uno sbaglia e magari si scarica il driver proprietario della scheda Nvidia, modello diverso dalla sua, la mette su perché magari non sapeva di avere GTXi, perché magari è la ulti, perché non so che cacchio di modello ha,
e installandola va, si installa, si mette sul kernel. Quando parte il sistema è stato levato il driver precedente della scheda video e viene provato a far avviare il driver della scheda video sbagliata, diciamo il driver sbagliato per la scheda video, quindi l'utente si trova a piedi. Allora in questo caso qui c'è la possibilità di andare sul grab, dire ok, snapshot precedente, torno indietro 30 secondi, sono già nella versione precedente prima di aver fatto l'aggiornamento e ho risolto il mio problema. Un'altra cosa che adesso vi faccio vedere è che tanti dicono YAST. Allora, dentro a OpenSUSE c'è un pannello che si chiama YAST, che mi chiede i diritti dell'amministratore. Adesso questo è il pannello e a fianco, qui alla mia destra, ho messo una lente di ingrandimento per farvi vedere esattamente le voci, perché magari non riuscite a leggerle tutte. E la cosa interessante è che questo pannello ha tutto quello che serve per impostare il sistema operativo, dalla sicurezza, da quanti snapshot voglio tenere, se magari ho il disco piccolo e quindi voglio tenerne 5 e al sesto cancellare tutto, e come impostare i repository, e come impostare tutto, e anche delle cose un po' più specifiche per sistemisti tipo AutoYAST. Io configuro un PC come Dio comanda, poi vado dentro AutoYAST, gli dico prendi le impostazioni di questo PC e replicale per tutti i PC che avranno installato OpenSUSE come client e avranno già tutte le impostazioni. Quindi installazione più configurazione del software, installazione del software lo fa già il sistema AutoYAST. Quindi non ho da fare, non so, clonezilla, clonare il disco o fare tante installazioni e smenarmi per reinstallare tutto. O magari installo e mi sono fatto lo script a manina di quello che dovevo installare. Quindi è già tutto qua impostato. L'altra cosa che è rivoluzionaria su OpenSUSE, adesso apro apposta Firefox, ecco, c'è una cosa che è interessante. Noi spieghiamo agli utenti che entrano dentro a OpenSUSE, non trovi il tuo programma, ok, perché quando hai installato OpenSUSE la prima cosa che hai solo i repository di default, che contengono il software libero, non quello proprietario, e il software di default, cioè i pacchetti, i repository di default sono pochi e non sono specifici per la musica, per la grafica, per per l'educazione, l'educational. Adesso scrivo OpenSUSE search, ok, arrivo search, download OpenSUSE search, eccolo qua. Allora c'è una cosa che è rivoluzionaria che si chiama, questo è il search della home page di OpenSUSE, build service, eccolo qua, è questo qui. Cioè OpenSUSE ha un mega server che si chiama OBS, e non è OBS Studio, è Open Build Service. All'interno tutti gli utilizzatori di OpenSUSE e anche gli sviluppatori possono creare i loro repository e dire, per esempio, non esiste cos'è Spotify, creo il pacchetto di Spotify per OpenSUSE. Ma il bello è che il pacchetto lo crei dicendo questo è il GitHub del sorgente e lo linko dentro a questo server nel mio repository. La compilazione del pacchetto la fa il server e il server controlla. Ah, mi hai detto che vuoi rendere compatibile questo programma per la versione corrente, cioè la 15.1, la versione che arriverà a luglio, cioè la 15.02, poi c'è la versione rolling, che è la tumbleweed, e vuoi mettere anche quella, ok? Mettendo il flag nei posti giusti, e il server fa il controllo e mi dice se il pacchetto è compatibile ed è ha tutte le dipendenze per le tre versioni che ho scelto. Se è a posto, il pacchetto è già utilizzabile. Cosa scrivo? Spotify. Ok, cerco. Tanto per farvi vedere. Ok, qua mi propone tutti i server che hanno dentro Spotify, per esempio. Multimedia Apps, Spotify Easy RPM, quello che ho usato io per l'installazione. E quindi da qui dopo ognuno va a vedersi il server, installa il server, cioè cliccando sopra il server c'è una tecnologia che si chiama One Click che
apre in automatico la lista dei repository, ci mette dentro i repository che abbiamo scelto, sa quale programma da installare, fa un refresh della lista dei repository e dei programmi che sono al loro interno e installa il programma. E quindi così il sistema si auto installa da solo da web il pacchetto ed è una roba fantastica. Questi pacchetti, essendo in vari repository, possono essere presenti in più repository, quindi mi sono un po' studiato una cosa che si chiama priorità, che per chi usa Debian dovrebbe esserci ancora il pinning, è praticamente una cosa molto simile. Dando la giusta priorità ai repository, posso dire prendi un pacchetto da quel repository piuttosto che un altro. Quindi se so che i pacchetti ci sono più vecchi nel sistema, io ho messo il repository multimedia perché mi darà i pacchetti più nuovi, darò la priorità a multimedia in modo che verrà a prendere i pacchetti da multimedia e non da quelli più vecchi che sono dentro ai repository standard. E tutto questo funziona, cioè mi stupisco che altri sistemi non abbiano copiato questa tecnologia perché è tutta open, quindi si può fare benissimo da cioè, altre istituzioni potrebbero applicare la stessa tecnologia e noi non ci arrabbieremmo. E poi per dire la tutta, siccome tanta gente non conosce OpenSUSE e dice ah, ma è nuova, nella realtà non è nuova perché la OpenSUSE deriva da una distribuzione che sarebbe, adesso non mi viene in mente il nome, ma ho un'immaginetta che adesso mi scarico subito e ve la tiro fuori. C'è cioè una delle prime distribuzioni in assoluto che è stata creata. Allora la scarico da qua un attimo che la trovo subito, eccola qua. Allora faccio un salva, la salvo sul OBS. Ok, allora qua chiudo su OBS. Avrò la mia immaginetta, adesso vi apro tutto schermo. Ok, e la vedete un po' meglio. Eccola qua. Ok, Slackware, non mi veniva in mente il nome, scusatemi. Allora, Slackware è una delle primissime distribuzioni in assoluto. Viaggia ancora, funziona ancora, manutenzionata credo ancora da un solo sviluppatore, quindi è un po' lenta nello sviluppo. E la cosa interessante è che qua vedete SUSE più avanti di qua vedete OpenSUSE, ma vi garantisco che a luglio fanno il merge dei due repository SUSE e OpenSUSE per una sola cosa che adesso vi spiego negli ultimi 3 minuti. Allora, abbiamo notato che tanti utenti un po' smaliziati a livello anche aziendale provavano OpenSUSE perché volevano capire se poteva andare bene come server a livello aziendale. Sì, va bene. Alla fine, quando avevano fatto le configurazioni, dicevano vogliamo passare alla versione con l'assistenza. Quindi OpenSUSE è quella gratuita senza assistenza. SUSE ti dà un'assistenza, puoi pagare a seconda del tipo di assistenza che vuoi, 24 su 24 paghi di più, orario lavorativo paghi di meno. Dovevano formattare il server e reinstallare con l'ISO che conteneva i repository di SUSE perché erano un pelino diversi come formazione di repository. Invece, dal cambio che faranno dalla 15.1 alla 15.2, i repository vengono dalla stessa sorgente. Quindi basta cambiare il nome al repository dentro al sistema operativo già installato, fare un refresh della lista dei repository e magari lanciare una dist update, tanto per vedere se qualche pacchetto è da aggiornare o da tornare indietro rispetto alla versione aziendale, perché la versione aziendale ovviamente potrebbe essere un po' più conservativa. Okay. E comunque non si formatta più. Questa è la cosa bella. La cosa che a me piace è che sono entrati delle persone dicendo, e questa è l'ultima cosa che vi dico, non l'ho installata, penso di non avere intenzione di installarla, ma sento parlare di questo gruppo, Ivo sembra tipo i fanboy di OpenSUSE che sembra che sia il top, lo so perché quando una cosa piace,
Cioè, uno cosa fa? Tipo, Sebastiano gli piace tanto il Land Summer Camp. E quindi è ovvio che se parli con lui spesso, sì, Land Summer Camp quest'anno come lo faremo? Lo faremo online, lo faremo fisicamente, lo faremo verso di lotta. Ed è giusto che ne parli, perché se è una cosa che a lui sta a cuore, ne parla. E così sono fatto anch'io. Allora c'è gente che entra perché vuole capire la dinamica com'è, per poi magari dire che schifo. Ok, ho finito. Per dire che schifo, lui dice tanto che sta versione di Linux è fighissima e che nel gruppo siamo tutti amici, e poi vai dentro, ci scagniamo fra di noi, e quando un utente non riesce a far funzionare il sistema, lo si sbatte fuori perché non si ha voglia di dargli assistenza. Non è mai capitato, anzi è capitato di gente che all'inizio come me è andato in virtual machine e dopo ha fatto mi trovo un computer e me la installo perché penso che abbia un valore aggiunto. Allora, detto questo, che ho finito i miei minuti, c'è un 30 secondi in più che volevo dire proprio alla fine. Questa serata è una serata che ho pensato apposta a pipista, perché vi do già l'anticipazione strafiga. Come vi ho detto che esiste OBS come server e si possono creare i repository ad hoc per determinate esigenze, degli utenti del mio gruppo, musicisti, hanno deciso di crearsi un repository ad hoc per metterci dentro del software musicale. E non solo, anche per mettere dentro tutte quelle agevolazioni che permette di creare OpenSUSE per l'autoconfigurazione di tutto il sistema per fare musica. Perché chi ha provato, per esempio, a installare Jack, poi ha dovuto configurarlo in un certo modo, guardarsi delle guide, leggersi dei blog, perché se non lo imposti non funziona. Invece le impostazioni qua sono già tutte preconfigurate, installa, preconfigura, riavvia e hai già tutto funzionante. Quindi la prossima settimana arriveranno i super mega tecnici che mi spareranno merda perché ho detto cazzate oggi e quindi sentirete anche il comparto musicale come sta andando. Tutto qui. Allora, grazie mille Ivo, come al solito un talk molto interessante, e quindi speriamo appunto che essendo stato un talk introduttivo, poi ci siano comunque dei seguiti, come si diceva, relativi a tutti gli altri sottoprogetti della vostra comunità. E dopodiché c'è come al solito il tempo delle domande, quindi abbiamo ancora tempo fino alle 21:30 se qualcuno ha delle domande da porre. Ce n'era una in chat che era a proposito, non è una domanda ma era un'osservazione sulla pronuncia SUSE. Sì, OpenSUSE. Allora, se volete vi faccio vedere, c'è un video di un programmatore che ha detto che sarebbe leggere OpenSUSE, però per esempio, tanto per dirne una tipa che non è proprio nessuno, Marina Rattini, che fa parte del board di OpenSUSE, che era anche presidente di LibreOffice, stava dentro LibreOffice Italia, adesso è dentro a Document Foundation, è dappertutto, io la miro, quando la vedo mi inchino, lei legge OpenSUSE, e quindi dice... uno può leggerla come vuole, cioè se lei lo legge così, perché io devo contraddire una super mega in capo che mi devo inginocchiare. Però mi è fatto venire una cosa. Nel nostro gruppo abbiamo anche la fortuna di avere 3 o 4 persone che fisicamente sono stipendiate e lavorano per SUSE come programmatori. E quindi sono veramente dei tecnici e ci mandano spesso a scrivere il bugzilla se abbiamo problemi, perché cioè non è che le cose ce le teniamo per noi, non funziona, ah merda! Tutte le distribuzioni dovrebbero funzionare in questo modo, non solo la nostra, perché così fate crescere la vostra distribuzione. Fatelo, c'è per la vostra distribuzione. Bene, allora... Se ci sono altre domande potete farle come al solito nel nostro gruppo Telegram oppure qui in chat oppure togliendo il mute e intervenendo direttamente in conferenza. E,
Altrimenti ti chiederei, Ivo, comunque se hai dei riferimenti da lasciarci riguardo a questo talk o comunque alla tua community. Allora sì, i riferimenti ve li do subito, basta che apro Telegram e vi do il link di Telegram. Allora, dove è andato a finirmi? Telegram, ok, allora, Telegram, ok, non ce l'ho sotto, quindi me l'apro così, mi cambia poco, eccolo qui. Allora, la nostra comunità è questa qui, adesso è andata a finire, eccola qua, copia. Allora, da qui avete praticamente l'ingresso al gruppo di Telegram. Poi abbiamo anche una pagina su Altrevista, però cioè, se venite e chiedete informazioni per l'installazione, la cosa che vi diciamo, ok, dopo aver installato devi seguire le guide che sono su Altrevista, che abbiamo scritto noi, e soprattutto ti sei perso dentro la guida. Dimmi dove ti sei perso, perché probabilmente vuoi scrivere la guida, perché se è sempre la stessa riga che uno non riesce a capire, e dovremmo iscrivere le guide e la pagina di Altrevista. Allora diciamo che per chi non ha letto la chat, cerca su Telegram OpenSUSE Italia, giusto? Sì, altrevista.g, perché tra l'altro quel link lì è un po' vecchiotto e dobbiamo tenerlo, ma sappiate che il marchio SUSA è un marchio registrato e quindi non si potrebbe utilizzare, avremmo dovuto usare GCOS già dall'inizio, ma l'abbiamo saputo un po' troppo tardi. Quindi siccome un mesetto fa sul canale di Telegram internazionale hanno messo i link di alcuni gruppi nazionali, diciamo, hanno messo il nostro col OpenSUSE, e quindi ho detto lo lasciamo così. Altrevista.gcos.org, se questo vediamo se... Scusa, Ivo, puoi metterlo sullo schermo principale la cosa? Il browser. Il link. Ah, il link a Telegram dici? Sì, anche quello, perché non si vedeva, sono tutto lì. Ah, ok, devo far così allora, io che vedo me, ok. Ecco, lo vedete, lo riesce a leggere? Qui, e se no faccio così e lo vedi nell'ingrandimento. Allora, OpenSUSE Italia. Invece adesso, se qua sulla seconda pagina faccio allora, GCOS Italia, vediamo se mi porta la pagina giusta. OpenSUSE Facebook, abbiamo anche un canale Facebook, mi ricordavo anche di usarlo. Ok, questo è Altrevista, GCOS Italia, altrevista.org, eccolo qui. Anche questo vi metto in multi-party meeting, questo qui è il nostro, chiamiamolo, posto dove mettiamo le dispense di installazioni, è tipo un blog, ok, non è tanto di più, cioè dovete installare i repository per i codec proprietari, ok, c'è la spiegazione come si fa, volete sapere come si installa Nvidia, mi sembra che abbiano messo la spiegazione. Poi diciamo, se ci sono utenti che hanno trovato problematiche, hanno trovato soluzioni, hanno voglia di scrivere all'interno del sito, gli diamo le autorizzazioni, glielo facciamo fare, non è un grosso problema per noi.